Mi sollecitano di fare una domanda. Avete apertamente sostenuto il PD? Mi dicono? Abbiamo apertamente sostenuto il PD, in quale occasione? No, perché mi avevano fatto riferimento ad un Ma documento. allora, intanto va distinta una cosa. Io rappresento Grand Oriente Democratico, che è una cosa, che è un movimento d'opinione massonico e come tale è non solo metapartitico, ma anche metapolitico. Cioè le valutazioni che un massone fa in quanto massone non possono essere di faziosità. Personalmente sono anche il portavoce di un movimento d'opinione non partitico, ma metapartitico, che è Democrazia Radical Popolare. Come Democrazia Radical Popolare, cerchiamo di elaborare un rinnovamento della sinistra. E secondo noi, un rinnovamento della sinistra italiana, non può che nascere da una rigenerazione, da una trasfigurazione del Partito Democratico. Che scopra, il Partito Democratico, così come tutti coloro dell'area di centro-sinistra, scoprano un collante che oggi, secondo noi, non può essere quello della socialdemocrazia classica e nemmeno della terza via fallimentare keynesiana applicata da Tony Blair e Bill Clinton, ma un socialismo liberale, che vuol dire il massimo, per così dire, del liberalismo e del liberismo anche economico, dove però lo Stato. E questo perché bisogna distinguere il liberismo come dottrina che consente la massima economia, la libertà nell'economia di mercato dal neoliberismo che è un patrimonio dogmatico, no? È quasi una teologia che è quella di cui stiamo soffrendo oggi in Europa. Quindi a coniugare la massima libertà delle merci, della finanza, dei capitali con un ruolo forte dello Stato, propulsore, regolatore. Io vorrei ricordare, lo facevo anche nel corso dell'altra intervista, il grande ruolo di Franklin Delano Roosevelt col suo New Deal nell'immaginare uno Stato capace di intervenire sia nel regolare le attività bancarie e assicurative in modo sano, e tra l'altro la crisi, le crisi economiche che noi viviamo nascono anche dall'abolizione di leggi importanti che risalivano al periodo rooseveltiano sul funzionamento del sistema bancario. Ecco, quindi socialismo liberale significa essere fortemente socialisti, immaginando un ruolo del pubblico propulsivo, di investimento, di capacità di creare occupazione, di creare infrastrutture, attivando così un meccanismo virtuoso, e però nel contempo senza creare lacci e lacciuoli al libero gioco del mercato. Quindi in questo senso, abbiamo detto, ritornando alla domanda, che si dovrebbe partire in Italia da un Partito Democratico rivisto. Il Partito Democratico ha una grossa crisi di identità. No, Beh sì, eh. è un Ci partito. abbiamo vinto, ma con candidati non È un tuoi. partito che nasce da una giusta posizione di post-comunisti e post-democristiani di sinistra, dove l'elemento liberale e socialista è assolutamente carente. Credo l'ultima, anche per questioni di tempo. Che ruolo ha avuto, le chiede Stefano, la massoneria nel nazionalsocialismo? Ecco, c'è una massoneria oligarchica, aristocratica dell'Italia che ha avuto un ruolo importante e di questo parlo nel libro che ancora sto ultimando e che ancora non è Lo presenta uscito da noi, e che ovviamente. Lo presenterà anche da noi, verrò volentieri a anche presentare. Quindi sicuramente c'è un nesso forte, c'è un nesso forte perché l'implementazione del regime hitleriano fu garantita da ambienti massonici elitari. Volevo dire, a proposito di Deve, però consigli, abbiamo 60 sì, al secondi, sì. volo, volevo dire che oggi c'è la presentazione di un bel libro a Lungotevere Sanzio numero 5 al centro bibliografico Tullio Azevi, è il libro di Marina Caffiero, Legami pericolosi, ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria. Che insomma, come dire, per chi è romano e ha voglia di farsi di fare un tuffo in una problematica culturale sempre molto attuale, che è quella della convivenza religiosa, consiglierei di andare a questo evento alle 5:30 di oggi. È un bell'evento. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite. È stato nostro ospite il maestro Gioele Magaldi del Grande Oriente Democratico d'Italia.
che poi l'Italia, a me quando vedo il tricolore c'è sempre un richiamo almeno di curiosità, no? Poi dopo il sito lo trovate ovviamente www.grandorientedemocratico.com, ma insomma è un sito molto gettonato, basta cliccare Grande Oriente Democratico e... Le do la mano da massone, è vera questa cosa? Come si dà la mano da massone? Non posso, perché io sono profano. Stavo dicendo sono puro, ma sono spurio rispetto al suo. Profano significa colui che sta davanti al tempio, entrato nel tempio, quindi non è un'accezione, insomma, necessariamente negativa. Io la ringrazio davvero di cuore per essere stato a disposizione, soprattutto dei nostri ospiti. Interessante la partecipazione, le auguro buon futuro, buon tutto, e a risentirci. E per il libro, che immagino essere di imminente uscita, e per parlare di tutte quelle vicende che ci riguardano dal punto di vista umano, politico e sociale. Benissimo, grazie a voi. Buona giornata, maestro. Grazie ancora.